Ok, buona giornata ragazzi. Allora, oggi si sentite rumori strani? È perché sto, diciamo, stampando il coperchio per questo, una scatolina per questo strumentino che è un prova componenti, in tutti i tipi di componenti, transistor e compagnie varie. E fa misura anche l'ASR dei condensatori e compagnia. Dopodiché ho una batteria di recupero da una sigaretta elettronica che è una litio da 3,7 volt o 1,85 wattora. Bene, ottima per quello che devo fare. In più ho un caricabatterie litio, uno con la protezione per la batteria. Mi guarda anche la batteria praticamente, che è composta da questi due integrati qui, ok, e quindi mettiamo qualcosa che si vede meglio, non il dito perché il dito è grande, eccolo qua, questo è più questo integrato, e quindi praticamente non fa nient'altro che controllare se la batteria si può rompere oppure no, in tutti i casi. Va bene, se la batteria scende al di sotto di un certo voltaggio, lui la spegne, non la fa funzionare più finché non viene ricaricata. Poi, siccome lui lavora 9 volt e la batteria è da 3,7, ho un MT3608, che è questo signore qua, che mi alza la tensione in ingresso da 3,7 fino a 24 volt, circa 2 ampere, istantanei per questa batterietta piccolina. Quindi più che sufficiente per farlo funzionare. Tutto questo perché devono andare al posto di questa batteria. Ok? E quindi se io metto questa batteria con questo signore qua e questo signore da quest'altra parte, eccolo qua, io ho fatto la batteria identica e precisa alla batteria. Poi da una batteria 9 volte che non funziona più ho preso la placchetta superiore a cui utilizzerò per metterla in questo modo qua. Ok? Questo. Allora, questo è abbastanza preciso come strumento, l'ho provato, sembrerebbe abbastanza preciso. E in più con un piccolo ricevitorino a 38 kHz per a infrarossi diventa anche un tester per telecomandi. Va bene? Ti dice fino a codice del telecomando. Bando alle ciance, ciance alle bande, noi andiamo a provare a fare questo nel frattempo. Ok? Allora andiamo a vedere come farlo. Cominciamo a saldare un po' di fili. Nostra terza mano. Vediamo di prenderla senza inciampare in qualche filo perché nel mio laboratorio è un casino. Ok? Allora, primo. Prendiamo, dopo la saldiamo la batteria, l'ultimo, allora saldiamo i fili che dovrebbero andare V-in più e V-in meno, allora un po' di stagno, un po' di pasta salda che ho messo da parte, allora meno, più mettendo la pasta salda si fa saldare subito track V out e mettiamo subito come V out la placchetta questa che è uscita. Attenzione, come la batteria, positivo negativo, il piccolo positivo, il maschio, la femmina negativo. Ok? Quindi mettiamola qua in mezzo, la femmina è dove sta, da questa parte qui, il maschietto sta da quest'altra parte e voilà. Non ho un dovrei metterci un interruttore in mezzo, in questo momento non ce l'ho a portata di mano. Ok, sta arrivando, è in viaggio da eBay. Quindi saldiamo direttamente e poi stacco i fili col saldatore. Negativo, positivo.
Ecco qua. Allora, in questo momento la batteria l'abbiamo collegata. 4 e 2, 4 e 3, eccola qua. 9 volte, e difatti, eccolo qua. La batteria è un po' scarica, quindi BPMS non faceva funzionarla. Allora, andiamo avanti, eccolo. 9, abbiamo 9 volt come uscita, preciso, preciso. Lasciamolo sotto carica. Ha due spie, una rossa e una blu. Quando la batteria è carica, si accende la blu e quindi smette di caricare. In questo caso, il test lo possiamo togliere, mettiamo da questa parte. Questa la lasciamo caricare per un po' e proviamo il signore se sta funzionando. Ok? Ah, in questo caso funziona con l'alimentatore della porta USB. Ok? Test. E difatti, 0. E qui. Ed ecco, spero che si riesca a leggere qualcosa. Sì. Va bene, M-test. Fatto, finito il circuito, è semplicissimo. Adesso aspetto lo scatolino per poterlo montare, poi monteremo la seconda parte di questo video. Ok?